Salve a tutti, sono sempre io King e oggi vorrei parlarvi di un argomento davvero importante che riguarda il Capodanno. Ma prima di tutto, sigla! Boom! Paura, eh? Bene, sono sicuro vi siete spaventati, anche se non lo volete ammettere. Ma provatemi a mettervi nei panni degli animali a mezzanotte del 31 dicembre, ovvero a Capodanno. Infatti, la parte clou del Capodanno, ovvero quella dei botti, è un rischio molto alto per i nostri animali e per la fauna selvatica. Il WWF ha stimato che ben 5.000 animali in Italia muore a causa dei botti di Capodanno. E l'80% di questi animali sono animali selvatici. Infatti, solo guardando i vostri animali da compagnia, come cani, gatti, uccellini, lo sapete bene quanto possa essere stressante questo fenomeno. Io non voglio approfondire il discorso animali domestici, ma se siete interessati, vi consiglio questo video qua del veterinario, il dottor Roberto Bonetti, nel suo canale Il Veterinario, che spiega come comportarsi e quanto siano dannosi i botti di Capodanno per i nostri animali domestici. Io invece voglio affrontare il discorso forse meno approfondito e meno conosciuto, ovvero quanto possono essere dannosi per la fauna selvatica. E infatti le specie che ne soffrono di più sono gli uccelli, innanzitutto i rapaci, che a causa del grande spavento perdono il senso dell'orientamento, effettuano una fuga istintiva e colpiscono mortalmente un ostacolo. È molto frequente questo. Non solo i rapaci, ma anche altri uccelli fuggono dai loro dormitori e questa fuga crea un grande dispendio energetico e spesso sono vittime del freddo e muoiono a causa del freddo. Questo grande spavento può creare sia un grande stress, ma anche una morte istantanea negli animali più deboli. Nel suo video, come già vi ho linkato prima, il dottor maestro Roberto Bonetti ha detto purtroppo una cosa errata, ovvero nessuno può vietare di fare i botti. Invece no. Infatti nel comune di Torino era già stato stipulato un regolamento per la tutela del benessere degli animali in città, che al comma 9 articolo 23 recita: è vietato su tutto il territorio del comune di Torino far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, come previsto dallo stesso articolo 9,1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. E infatti il WWF, il LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia e il Pro Natura Torino hanno redatto un comunicato stampa dove innanzitutto si lamentano del fatto che non sia stato fatto rispettare questo regolamento l'anno scorso e che quest'anno non ci sono neanche stati dei progetti di sensibilizzazione per questo problema. Pensando al fatto che nel territorio cuneese nidificano una grande quantità di chirotteri, ovvero i pipistrelli, e Torino detiene il primato come seconda più grande garzaia d'Europa, dopo quella di Amsterdam. Quello che posso fare nel mio piccolo è prima di tutto linkarvi il comunicato stampa e alcuni articoli che ho letto in merito. Seconda cosa, io non utilizzerò botti di Capodanno e ho obbligato alla festa di Capodanno tutti a non portare botti e non utilizzare botti di Capodanno. Utilizzeremo le stelline. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Vi lascio con questa immagine e se siete interessati ancora ai miei video, iscrivetevi, cliccate mi piace e condividete. Ciao a tutti! E a voi dico che se credete che i botti siano indispensabili, mangiate fagioli.